Viaggiare in bicicletta è un'emozione forte, perché nulla come la bicicletta parla di libertà e umanità. Le ruote girano lentamente, ma possono andare molto lontano. Con il termine Paesi Baltici si fa riferimento alle tre repubbliche sulla costa orientale del Mar Baltico, ovvero Lituania, Lettonia e Estonia, paesi forse poco conosciuti, ma ricchi di storia e di natura. I tre paesi baltici, tanto piccoli quanto interessanti da scoprire, si sono formati in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica. E proprio per smarcarsi da un passato ingombrante si sono decisamente rivolti verso Occidente, aderendo dal 2004 all'Unione Europea. Possono a prima vista sembrare intercambiabili. In realtà, pur essendo accomunati dalla storia e dalle caratteristiche geografiche, i tre stati baltici proteggono, sotto la loro bandiera, tre culture, tra loro molto diverse. La Lituania è la più meridionale tra le repubbliche baltiche, dista solo un'ora e mezza dall'Italia, con comodi voli low cost. I gusti sono soggettivi, vero, ma buoni motivi per spingersi da queste parti con la bicicletta ce ne sono parecchi. Vilnius, la capitale della Lituania, ci accoglie di prima mattina con scrosci d'acqua e temperatura tra i 16 e i 18 gradi. Nuvoloni neri che il vento spazza e riporta rapidamente sul centro storico della città. Lungo le stradine acciottolate, tutte da scoprire, si alternano negozi e bancarelle che vendono gioielli, sculture e oggetti di ambra. Conosciuta come l'oro della Lituania, l'ambra prodotta da questo paese è tra le più preziose al mondo. Piccole e accoglienti librerie. Scorci deliziosi e tranquilli caffè. Il cuore della città è rappresentato dalla maestosa cattedrale in perfetto stile barocco, dedicata ai santi Stanislao e Ladislao. In questa chiesa sono stati incoronati diversi sovrani, ma più dell'effigie reale colpisce la devozione dei lituani per le grazie ricevute. È vero che gli ex voto a forma di cuore li abbiamo anche noi, ma qui, nella loro generosa riconoscenza, i lituani sono molto più precisi. All'ombra della statua equestre di Gediminas, che nel lontano 1300 fece Vilnius, capitale del suo regno, la piazza della cattedrale è sempre molto animata. Una lastra di pietra riporta una scritta che significa miracolo, collocata nel punto esatto in cui terminava la catena umana, formata da 2 milioni di lettoni, estoni e lituani riuniti in segno di protesta contro l'occupazione sovietica. Per far sì che il desiderio sia esaudito, in piedi sulla lastra bisogna ruotare su se stessi in senso orario. All'angolo più occidentale della cattedrale si erge con i suoi 57 metri uno degli edifici più alti della città, quel che resta delle vecchie mura difensive. Vale la pena salire le strette scale fino in cima per ammirare una vista imperdibile sulla collina di Gediminas, un'altura di 48 metri sormontata da una torre a forma di ottagono in mattoni rossi, e godere una spettacolare panoramica della città. We'll be right back.
Gavetta di Vilnius merita pienamente la tutela del patrimonio dell'umanità attribuitogli dall'UNESCO. Ma lo sapevate che Vilnius ospita una repubblica secessionista? È il quartiere di Užupis, letteralmente oltre il fiume, una fantomatica repubblica di un quartiere di artisti, nel quale ogni stranezza è lecita. Ha una sua costituzione, un suo simbolo e anche una bandiera. I 41 articoli accompagnati dalla traduzione in varie lingue sono esposti su un muro. Tra le altre cose, la Costituzione garantisce agli abitanti il diritto all'acqua calda, di amare, di essere liberi. A vigilare sulla Motmata lituana c'è un angelo che suona la tromba, meraviglioso nella sua silhouette, diventato il simbolo del quartiere più originale di Vilnius. Tornando nei meandri della città, vicino alla stazione ferroviaria, c'è l'unico colorato e rumoroso Alsturgus. In lituano significa mercato, il mercato più grande e più antico di tutta la città. Fuori, sul marciapiede, i mercatini locali sono piuttosto folcloristici e carichi di quell'atmosfera tipica dei paesi dell'Est Europa. La Lituania è oggi un paese dalla forte identità cattolica. Qui a Vilnius si può pregare ovunque, perché le splendide e antiche chiese sono ovunque e numerosissime. Colpisce la splendida chiesa di Sant'Anna, con la sua facciata fatta di linee verticali, di archi, di guglie, di torri, in una straordinaria armonia di forme e mattoni rossi di 33 diverse tipologie. La Porta dell'Aurora è una delle porte che danno accesso al centro storico della città. Curiosamente la porta è anche una minuscola chiesa, per cui i fedeli possono raccogliersi lungo la strada per ascoltare dal basso le funzioni. La cappella custodisce il dipinto della Madonna di Misericordia, senza il bambino tra le sue braccia, un'immagine ritenuta miracolosa e quindi meta di pellegrinaggio dell'Europa orientale. Vista la storia inquieta, la Lituania ha molto a cuore la sua identità. Il 6 luglio, presso il Palazzo del Parlamento, ha luogo la festa dello Stato. Per noi la casuale occasione di deliziarci con balli e canti di una cultura tramandata con caparbietà fino ai nostri giorni e da insegnare anche ai più piccoli. Il capo dello Stato della Lituania è il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dai cittadini, ed è anche il comandante delle forze armate. Il Presidente in carica è una donna, la prima donna capo dello Stato nella storia del Paese. La presidentessa partecipa all'importante cerimonia in abito tradizionale. Todėl šiandien kartu su Europos Sąjungos ir NATO partneriais Lietuva žengia į savo naujo šimtmečio ateitį.
Per visitare la città di Vilnius, la pista ciclabile è presente, in buono stato, segnalata e protetta, e aiuta anche a raggiungere le diverse periferie. Sulle case sventola allegramente la bandiera lituana. Viaggiando in bicicletta si scopre un paese magicamente tranquillo che permette di infilare una costellazione di piccole chicche. Lungo un percorso che molti amano fare in bicicletta, la cittadina di Trakai è una meta imperdibile. Sorge in corrispondenza di tre laghi di origine glaciale come tutti i laghi lituani, il più grande dei quali ospita l'antico castello. Il castello, i mattoni rossi, sembra l'immagine di copertina di un libro di fiabe. C'era una volta il Gran Duca di Lituania, Vytautas il Grande, che sei secoli fa costituì il motivo di orgoglio nazionale per la grandiosa battaglia che sancì la sconfitta definitiva dell'ordine teutonico. A quei tempi Trakai era la capitale del Granducato di Lituania e stendeva il suo dominio dal Baltico al Mar Nero, probabilmente la più grande nazione europea. Da allora Vytautas viene considerato patrono della nazione. Si può raggiungere il castello tramite il ponte che lo collega alla terraferma o circumnavigare in barca sulle acque del lago Galvè. Uscendo si ha la sensazione di essere riemersi da un luogo di un altro tempo. Tutelata dal grande parco naturale e storico, unico caso in Europa a possedere contemporaneamente i due aggettivi. Oggi Trakai è una tranquilla cittadina adagiata su una lingua di terra lunga 2 chilometri. Ci lascia il ricordo di un luogo immerso nel silenzio, di un lago incantato, di un castello fiabesco, sognando storie di altri tempi, fatte di cavalieri e fanti che lottano per la gloria e per la libertà. Trakai Vilnius, Vilnius Šiauliai. Il treno ci sposta velocemente nella regione centrale della Lituania. Un consiglio, non dimenticate di sedervi al posto assegnato dal vostro biglietto. Šiauliai, quarta città della Lituania, è una località piuttosto ordinaria. Le tracce del suo passato comunista sono ancora molto evidenti. I quartieri con i casermoni grigi, tutti uguali, nei quali il popolo doveva vivere senza smanie, di gusto individuale. La principale attrattiva di Šiauliai è la Collina delle Croci, poco più di una decina di chilometri a nord della città e facilmente raggiungibile in bicicletta, utilizzando la pista ciclabile asfaltata che corre al lato della strada principale. In cima al palo della luce un nido di cicogne, il primo che incontriamo di un paese in cui ne è il simbolo. Al di là del proprio rapporto con la religione, la Collina delle Croci è un luogo veramente unico, un'icona della Lituania e meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Un tempo le croci erano testimonianza sia di devozione sia di identità nazionale, dunque oggetti al contempo cattolici e pagani. Di sicuro si sa che le prime croci compaiono nel XIV secolo e si moltiplicarono dopo le sanguinose insurrezioni contro lo zar, diventando oltre 50.000. Un potente simbolo di sofferenza e di speranza. Durante la dominazione sovietica, innalzare una croce era un reato, passibile di arresto, ma i pellegrini continuarono a recarsi sulla collina.
La collina venne quindi spianata almeno 3 volte, ma le croci ogni volta sono tornate più numerose di prima. Croci di ogni grandezza, fatte con i materiali più diversi, dalle più ricercate alle più semplici, in un insieme unico e ricco di suggestioni. Nel 1993 Papa Giovanni Paolo II celebrò una messa sulla collina e l'anno seguente fece erigere una croce papale, aggiungendovi il proprio messaggio: grazie al popolo lituano per questa collina delle croci che testimonia alle nazioni d'Europa e del mondo intero la fede della gente di questo paese. Da Sciolei a Klaipėda il viaggio è breve, in autobus, e la notte al riparo in ostello. Klaipėda, terza città della Lituania per dimensione, è l'unico grande porto del paese, il solo porto in cui fanno scalo le navi da crociera. Questo vivace centro urbano, con una piccola città vecchia e un costante flusso di traghetti e imbarcazioni, è la via d'accesso alla blasonata penisola curlandese. Notiamo che non siamo gli unici a non curarsi delle avverse condizioni atmosferiche. Appena 10 minuti di traghetto ci portano sulla striscia di terra, larga al massimo meno di 4 km e lunga poco più di 100. La metà in terra lituana, mentre il suo lembo meridionale appartiene alla fettina baltica di Russia, staccata dalla madrepatria e attaccata a Kaliningrad. Per motivi di spazio ci passa una sola strada, la stessa che conduce al confine russo e a Kaliningrad. Nonché un percorso ciclabile, affascinante anche sotto la pioggia. Una via dove la scenografia sono i boschi di pino, la spiaggia, il mare, eterni elementi di scontro e di confronto. Pedalare sotto la pioggia non è certo la massima aspirazione dei cicloturisti, ma anche questo tipo di esperienza ha il suo fascino. E se venisse voglia di una bevanda calda, le miscele tricolori sono giunte anche a queste latitudini, con geniali soluzioni di mobilità. Raggiungere Nida lungo i 50 km di pista ciclabile è un'esperienza che da sola vale il viaggio. Secondo una leggenda locale, la penisola curlandese fu creata da una gigantessa di nome Neringa, che diede anche il nome alla regione. Neringa trasportò grembiulate di sabbia per formare un porto ben riparato per i pescatori locali. In realtà furono le onde e i venti del Mar Baltico all'incirca 5.000 anni fa a consentire l'accumulo di sabbia. Nel XVI secolo, a causa dell'erosione e del massiccio disboscamento, le dune cominciarono a crescere, seppellendo sotto la sabbia 14 villaggi. Il governo prussiano finanziò allora, a partire dal 1825, un imboschimento, impiegando anche dei soldati napoleonici prigionieri, molti dei quali morirono per le avverse condizioni ambientali. Per questo motivo, tra Nida e il confine russo, esiste una zona chiamata Valle della Morte. Le operazioni di rimboschimento sono ancora oggi prioritarie. Inoltre sono state collocate apposite griglie fatte con rami intrecciati e pali di legno che hanno contribuito ad ancorare le sabbie.
Ai piedi della duna di Parnidis, l'incantevole Nida è il più grande centro abitato del tratto lituano della penisola curlandese, nonché la località maggiormente frequentata dai turisti. Ci sono le spiagge, i ristoranti, le bancarelle di ambra, le casette colorate, le case dei pescatori. Il paese ha l'atmosfera rara di quei luoghi che sembrano vivere in un tempo tutto loro. Il vero gioiello della penisola di Neringa sono proprio le dune di sabbia bianca, punteggiate da ciuffi di vegetazione che sembrano danzare al vento. La duna di Vecegrugas è la più alta di tutta la penisola. Un ecosistema fragile e unico, un ambiente così prezioso e straordinario che nel 2000 l'UNESCO l'ha incluso nella lista dei siti patrimonio dell'umanità. Poco a sud del villaggio di Giudkrantė si trova la più grande colonia lituana di aironi cenerini e cormorani. Una scalinata in legno collega la strada a una piattaforma di osservazione, da cui si ammira un panorama straordinario, fatto di migliaia di nidi fra i pini, e si odono i richiami dei 6.500 esemplari della colonia. Il villaggio si affaccia stretto e allungato al bordo della laguna con una passeggiata costellata di alcune sculture contemporanee. Le pecore di pietra. La bicicletta è proprio un mezzo fantastico per esplorare la penisola. Il traghetto ci riporta a Klaipėda, che si trova a circa metà del percorso ciclistico che corre lungo tutta la costa lituana. Segnalato come Eurovelo 10, l'itinerario compie il periplo del Mar Baltico, l'unico di tutti i percorsi Eurovelo a essere completamente pianeggiante, ma anche molto lungo, per il fatto che si seguono con precisione anche le insenature e i promontori della costa. Nei 100 km in terra di Lituania si pedalano lunghi tratti di asfalto nelle foreste dei parchi regionali, alternate a località marittime, placido paradiso dei pensionati d'inverno e vivaci centri di divertimento in estate. L'aria è pervasa dal gradevole aroma del pesce affumicato. Idilliche spiagge, camping, strutture alberghiere e servizi pronti ad accogliere turisti e cicloviaggiatori. Yeah. No, no, there's a small town, Nida. Ci sono ovviamente paesi che si prestano meglio di altri ad essere esplorati in bicicletta. La Lituania è stato uno di questi. Cambiare paese è immergersi nell'incognito, entrare nell'idea di novità, tutte ancora da scoprire.
La Lettonia, o meglio Latvia, è la più grande fra le repubbliche baltiche, con circa 65.000 metri quadri di territorio e una popolazione inferiore a 2 milioni e mezzo di abitanti. Con il passaggio dalla Lituania alla Lettonia, la campagna si fa selvatica, quasi impossibile continuare. È disagevole anche tornare indietro per ricollegarsi alla strada principale, perché in Lettonia molte delle strade secondarie sono ancora sterrate. La Lettonia non possiede autostrade. La 11 è la principale via di comunicazione. Da Liepāja collega la costa con Riga, la capitale della Lettonia, con un traffico da scarso a quasi inesistente. Liepāja è una città senza cliché, ma sfoggia una delle più belle spiagge del paese. E ha dato i natali a molti importanti musicisti lettoni. La sua atmosfera un po' grezza si vanta di un mercato in cui gli ambulanti espongono la loro merce sin dalla metà del XVII secolo. Oggi le bancarelle all'interno e all'esterno di questo complesso, sempre affollato, vendono di tutto, dai vestiti di seconda mano ai DVD pirata, alla frutta e verdura fresche. Per anni Liepāja fu nota in quanto sede della prima flotta baltica dei sottomarini russi, ma dopo la seconda guerra mondiale i sovietici occuparono la città e la trasformarono in una base militare strategica. Allora inaccessibile, l'ex base navale di Karosta si trova a 4 km a nord del centro di Liepāja. Dalle vecchie baracche dell'esercito ai brutti condomini di cemento armato in stile sovietico, molti dei quali abbandonati, le testimonianze dell'occupazione sono ancora molto evidenti. Tra il cemento grigio dei malandati condomini sovietici, una magnifica cattedrale con cupola a cipolla brilla come una gemma preziosa. San Nicola di Liepāja è la cattedrale della Chiesa ortodossa lettone, una minoranza dei credenti lettoni. La maggior parte sono luterani, con piccole percentuali di cattolici. Spogliata dalle decorazioni interne, adibita per anni a cinema, finalmente restaurata negli anni 90 e restituita alla comunità. L'occupazione sovietica nelle repubbliche baltiche avvenne ai danni di Lituania, Lettonia e Estonia. Dal giugno 1941 i nazisti occuparono tali territori, perpetuando poi un feroce genocidio contro gli ebrei. Il memoriale in onore dei 2750 ebrei, per la maggioranza donne e bambini, trucidati con un'esecuzione di massa proprio qui sulle dune. Liepāja sorge su un cordone sabbioso che separa una laguna dal Mar Baltico. La sua fama di città più ventosa della Lettonia è comprovata dalla presenza di impianti per la produzione di energia eolica. Quelle che all'apparenza sembrano delle strade di campagna sono gli unici collegamenti tra i paesi della costa con la strada provinciale P11, che corre più all'interno, asfaltata e con poco traffico. Strade sterrate, la cui scorrevolezza cambia a seconda delle condizioni atmosferiche e della frequenza delle operazioni di manutenzione. La cortesia di molti è talvolta messa in ombra dall'eccesso di velocità di altri. A volte abbiamo la spiacevole sensazione di essere completamente ignorati.
possiamo considerare la Lettonia un vasto parco incontaminato, tutto per noi. Il mese di luglio è il mese ideale per visitare questo paese, le giornate sono lunghe e luminose. La durata del giorno è di circa 17 ore e 30 minuti e non è mai veramente notte. Ananna, con la luce accesa, ci adeguiamo ma non riusciamo proprio a modificare il nostro orologio biologico. Traffico inesistente. Domenica mattina. Le cicogne sono un simbolo per i paesi baltici, qui in genere numerosissime. Questa splendida creatura, dalle lunghe zampe e dall'ampia apertura alare, offre un meraviglioso spettacolo a chi l'ammira in volo. Altrettanto affascinante è il suo incedere impettito attraverso i prati quando va in cerca di ranocchie di cui è ghiotta. Rappresenta il simbolo della vita nascente, ma qui, per tradizione popolare, è anche portatore di felicità e fortuna. Proprio per questo è molto facile trovare accanto ad una casa un enorme palo con una base quadrata alla sommità, dove la cicogna può preparare il suo nido. Quando il maschio sceglie la compagna, questa scelta vale per tutta la vita. Ogni anno la coppia migra insieme, riproducendosi regolarmente nella stagione estiva. Solitamente il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, le cicogne volano via e con la loro partenza, si dice, finisce l'estate. In mezzo alle vaste distese di sconcertante nulla, le cittadine balneari offrono una piacevole sosta. Il porto più grande e trafficato della Lettonia, situato in posizione strategica a riparo dei ghiacci, fu cruciale per le attività navali e industriali nel corso dell'ultimo secolo. I favolosi introiti del petrolio e della marina mercantile hanno trasformato Ventspils in una delle città più belle e dinamiche della Lettonia. L'aria è frizzante e pulita, edifici ben tenuti, strade, marciapiedi, ciclabili, tutto rifatto a nuovo. Da Ventspils si intravede il comprensorio sciistico che si trova ad un'altitudine tra i 5 e i 58 metri. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 0,7 km di piste e 3 impianti di risalita. Incredibile quali ciclabili che ci sono. La ciclabile si interrompe per i lavori in corso destinati alla costruzione di una nuova ciclovia intorno al lago. Divertimento e tanto coraggio. La strada della costa era in passato una pista di decollo segreta degli aerei russi. Durante il periodo sovietico tutta la penisola fu una base militare di massima sicurezza, dove l'accesso era severamente vietato ai civili. Di conseguenza lo sviluppo della regione si arrestò completamente. Oggi la strada, pulita, liscia, asfaltata, collega Ventspils a Kolka. Ma per raggiungere il camping, la spiaggia o i paesini affacciati sul mare, si pedala ancora nella polvere. Ma ne vale la pena, perché l'esposizione a ovest della penisola ci regala gli indimenticabili colori dei tramonti sul mare e sulle spiagge desolate e deserte. Thank you.
Capo Kolka è un luogo desolato, di incantevole bellezza, per ora ancora lontano dai circuiti turistici. All'estremità della punta, la corrente del Baltico incontra le acque del Golfo di Riga, increspando il mare, dove gli alberi sradicati e disseminati sulla spiaggia creano un paesaggio selvaggio, a testimoniare la forza delle tempeste che sconvolgono il capo. La botte da campeggio è concepita come un micro bungalow per una sensazione particolarmente piacevole e rilassante. Ma fino a settembre nessuna disponibilità. Si ripiega sono insostituibili e classico monolocale. E dopo 70 km sotto la pioggia nel quasi nulla, un ottimo servizio di Booking ci fornisce all'istante vitto e alloggio, all'asciutto e al calduccio. Basta infilarsi in qualcuno dei boschi ombrosi che si è subito circondati dai mirtilli. Ma non vale la pena fermarsi a raccoglierli, perché li troviamo a buon prezzo sui mercati di tutto il paese. Jurmala è una striscia di terra lunga 32 km e formata da 14 agglomerati urbani collegati da strade pedonali e percorsi riservati alle biciclette, con un susseguirsi di sontuose ville in stile prussiano e case in legno in stile Art Nouveau. All'apice del comunismo era la vetrina del bel mondo, mentre oggi è frequentata soprattutto dai magnati russi e dalle loro mogli griffate. Jurmala è l'area balneare più frequentata di tutta la Lettonia. A noi cicloviaggiatori regala la più inconsueta ciclabile di questo viaggio. Riga. Sofisticata, cosmopolita, affascinante, la Parigi del Baltico è una città che non ti aspetti, ma se Riga è soprannominata in questo modo, una ragione deve esserci. In realtà ce ne sono molte e si chiamano arte, natura, cibo e divertimento. Un angolo d'Europa che sembra lontano da tutto, ma che è più vicino di quanto non si creda. La città è divisa in due dal fiume Daugava.
Da una sponda le moderne costruzioni di architettura contemporanea, dall'altra le guglie delle chiese della città vecchia. Si è parlato di arte e infatti la visita di Riga, capitale della Lettonia, comincia dalla parte vecchia della città. Il quartiere storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, è pieno di chiese medievali. La cattedrale, in passato cattolica e oggi luterana evangelica, è la più grande chiesa di epoca medievale dell'area baltica. Un luogo che racconta la storia, anche ai più piccoli. In epoca sovietica le funzioni religiose erano proibite. Tuttavia l'edificio fu restaurato con cura insieme al gigantesco organo del 1884 con le originali e mai aggiunte 6.768 canne e in seguito utilizzato per i concerti di musica classica, ruolo che ha conservato fino ad oggi. La chiesa fu eretta per volontà del vescovo Alberto, considerato il fondatore della città. Alberto veniva dalla Germania, come buona parte dei nobili che popolavano Riga nel Medioevo. E così, per 600 secoli di storia successivi, la città rimase nelle mani di un'elite aristocratica e borghese di lingua, cultura e origine tedesca. Ma il vero volto di Riga è il quartiere Art Nouveau. I suoi palazzi prestigiosi, con le facciate decorate da maschere, volti e statue, sono tutti patrimonio dell'UNESCO. Ce ne sono quasi 800, nessun'altra città in Europa ne sfoggia così tanti. Ma non solo arte e cultura, le strade di Riga sono piene di bar caffè con musica dal vivo, frequentatissime sia dai locali che dai turisti. La Lettonia ha raggiunto l'indipendenza nel 1991, riscoprendo anche il gusto per il piacere e il divertimento. La casa delle teste nere di Riga era nota per le sue feste sfrenate. In una fredda vigilia di Natale del 1510, la brigata di Scapoli, animata da spirito natalizio e non solo, trascinò nell'edificio un grosso pino e lo ricoprì di fiori. Alla fine della serata, il pino fu riportato in strada. Da allora la tradizione di decorare l'albero di Natale si è diffusa in tutto il mondo. Una lapide ottagonale nell'acciottolato indica il punto esatto in cui si trovava l'albero che diede origine alla tradizione. La casa dei tre fratelli, il palazzo del Parlamento, il monumento della libertà.
tetti appuntiti e viuzze strette. Riga è una cittadina deliziosa, ben più della capitale della Lettonia, è una vera e propria pietra miliare del Baltico. Quando il trambusto urbano di Riga lascia il posto al canto dei grilli, eccoci giunti nella Lettonia nord-orientale, una regione chiamata Vidzeme, terra di mezzo. Mentre i turisti e i russi dell'alta società si riversano sull'elegante Jurmala, gli abitanti del posto risalgono come noi la costa in direzione contraria, dove vengono ricompensati da magnifiche spiagge e un mare che, a differenza di Jurmala, è subito abbastanza profondo. Roma, Milano. Milano, la capitale d'Italia. C'è sempre qualcosa di emozionante e prodigioso nell'attraversare una frontiera in bicicletta. Proprio nell'istante preciso in cui lasci un paese per entrare in un altro e nel giro di pochi metri cambiano i cartelli e cambiano i nomi delle strade, le case, gli accenti delle persone. L'Estonia è il più settentrionale ed il più piccolo dei paesi baltici, con i quali è accomunata dalle caratteristiche geografiche e dalle vicende storiche. Ma la nazione che le è più affine linguisticamente ed etnicamente è piuttosto la Finlandia, dalla quale è separata da appena 70 km di mare. Da minuscolo stato insofferente del pesante gioco sovietico, si è trasformato in una delle piccole stelle lucenti dell'Unione Europea. E l'Europa è rimasta ammaliata dal fascino di Tallinn e dalla sua città vecchia, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questa città ha fascino da venere, essendo riuscita a sposare il moderno con il medievale, che insieme creano un'atmosfera vivace e originale. Tallinn è un inebriante mix di antiche guglie delle chiese e grattacieli di vetro, palazzi barocchi e bei ristoranti, sfavillanti centri commerciali. E caffè nelle piazze assolate. Con qualche ritaggio del suo passato sovietico, le finestre dello scantinato di questo edificio furono murate per evitare che i rumori giungessero alle orecchie dei passanti. Qui ebbe inizio la Via Crucis di migliaia di estoni. La vecchia Tallinn, circondata dalle mura medievali e presidiata dalle torrette, conserva molte viuzze in acciottolato e scalinate tortuose che conducono ai punti panoramici, da cui lo sguardo spazia su tutta la città e sul porto. Ovviamente, tanta popolarità ha i suoi lati negativi. In certe giornate estive gettano l'ancora nel porto contemporaneamente fino a 6 grandi navi da crociera, riversando il loro carico umano in falangi che si muovono lentamente dietro una bandierina. Tallinn è una città antica e splendida. Da qualsiasi punto la si osserva, dominano le guglie della famosa torre del municipio che si affaccia sulla piazza principale. La magnifica cattedrale ortodossa russa con cupola a cipolla è frequentata da numerosi fedeli ortodossi, insieme ai tanti turisti che ci vanno ad ammirare gli incantevoli interni decorati con icone ed affreschi. Tallinn ha mantenuto intatto il fascino fiabesco del suo centro storico, che costituisce una delle città murate più suggestive d'Europa. Non sempre però è stato così. Per un certo periodo sembrò quasi che la capitale estone volesse vendersi l'anima per diventare la Bangkok del Baltico, allettando gruppi di giovani uomini con l'esca degli alcolici a poco prezzo e la dilagante prostituzione. Oggi però la situazione si è normalizzata. Tallinn sembra aver compreso che rende di più essere raffinata anziché appariscente.
una spinta innovativa che non accenna ad arrestarsi. È la patria della residenza elettronica, di Skype e del Wi-Fi gratis nel centro storico, dei mezzi pubblici gratis per tutti i residenti, della bici gratis su tutti i treni. La vecchia città di Tallinn è indubbiamente l'attrattiva turistica più affascinante del paese, ma nella sovraffollata Europa le campagne poco popolate dell'Estonia, i suoi vasti boschi, le coste, sono una meta ideale per un altro genere di turismo. Dopo il confine con la Lettonia, l'itinerario si sviluppa lungo la costa del Mar Baltico, seguendo il percorso ciclistico nazionale numero 1, che fa parte del circuito Eovelo numero 10. Prima della cittadina balneare di Pärnu non esistono alternative alla strada con traffico moderato ma veloce. Solo pochi chilometri per tornare protetti dal numero 1. Da anni ormai il paese è impegnato nella costruzione di piste ciclabili che permettano al viaggiatore di muoversi in sicurezza su tutto il territorio. Le famiglie del posto, i giovani in vacanza, i villeggianti finlandesi, svedesi e tedeschi si uniscono in una preghiera collettiva perché faccia bel tempo, mentre passeggiano sulle spiagge di sabbia dorata, nei vasti parchi e nel pittoresco centro storico di Pärnu, la più importante stazione balneare dell'Estonia. Di solito le viene dato un soprannome un po' più prosaico, ovvero quello di capitale estiva della nazione. C'è un'atmosfera vivace ma rilassata in questa baia dell'Estonia sud-occidentale. Il Baltico d'estate è quasi uno stato d'animo, una sensazione forte e magica. Il caffè, gentilmente offerto dal nostro vicino olandese, illumina la tipica giornata dell'estate variabile del nord Europa. La costa occidentale dell'Estonia è una delle regioni più incantevoli del Baltico, con le sue isole ammantate di boschi, la verdeggiante campagna e i villaggi sul mare. L'isola di Mu, con i suoi 198 metri quadrati, è la più piccola delle isole, collegata alla terraferma con il traghetto da Vierzu e dall'isola di Saaremaa da una strada rialzata. Vincitrice del premio per l'albero europeo dell'anno 2015, questa vecchia quercia di 150 anni si trova proprio nel bel mezzo di un campo di calcio. Fu presa la decisione di non abbatterla. I giocatori, semplicemente, ci giocano intorno. Un paesaggio rurale incontaminato tra fattorie e foreste che coprono quasi la metà del territorio.
Questa pittoresca cittadina di villeggiatura costituisce una tappa piacevole lungo il tragitto verso Tallinn. Con un prato, i servizi e un angolo cucina si sono inventati il camping, spartano, economico, in centro. La città vecchia di Apsalu ha un aspetto più rustico che urbano, con il suo castello, le vecchie case di legno nelle strette viuzze, la passeggiata lungo la baia e tanti angolini appartati dove ammirare il tramonto. Ecco, un ottimo espediente per pescare al coperto. Pesca. Maurizio di Lissone sei. Lissone. Ecco, vedete. E vai da Tallinn a Varsavia facendo tutti i paesi baltici e Kaliningrad, spero. Il primo e unico cicloturista italiano incontrato. Nel viaggio in bicicletta c'è sempre un certo fascino del percorso senza ritorno, delle notti senza il tetto, della vita senza superfluo, dell'orizzonte senza limiti. Per riportare a casa le biciclette, la compagnia aerea richiede espressamente la scatola di cartone. Dentro, con le biciclette, i 1456 km pedalati.